signore. Sì, signore. Sì, signore. Sto aspettando la mezz'ora. Non ora, Nell, ho da fare. Devo telefonare a tutti i suoi generi. Main 674. C'è una riunione stasera. Ed è la prima. Lo sanno tutti che è la prima. E sanno tutti che c'è una riunione. Lo sa tutta la città. Fa lo stesso. JL vuole che sia notificato ufficialmente. Pronto? Acciaieri Higgins? Il signor Orne, per favore. Higgins. Non è una famiglia, è un'epidemia. Sì, sono Harry Hurley. Dica, signora Peterson. Volevo ricordarle che alle 7 in punto ci sarà una riunione a casa del signor Higgins. Sì, sono Arthur Winslow. Oh, sì, signora Peterson. Sì, certo, certo. Alla solita ora, sì. No, signora Peterson, il signor Brooks non è venuto affatto, non lo so. Deve trovare il signor Brooks e gli dica che suo suocero l'aspetta. Sì, signora Peterson. Ha provato a casa sua, forse sua moglie ha riattaccato. Dobbiamo assolutamente trovarlo. Oh, ma è ridicolo, signora Peterson, deve essere nel suo ufficio. La prego, mi aiuti a trovarlo. Lo sa quanto ci tiene suo padre alle sue riunioni. Non si preoccupi, Dan ci sarà. Credo di sapere dove posso rintracciarlo. Bene, Whitey, ora c'hai il rettilineo. Forza, fallo correre. Vai, Broadway D, su. Dai, principessa. Bel lavoro. Riportala alle stalle, ci vediamo là. Che meraviglia. Quanto ci ha messo? 1:40. 1:40? Sì. Accipicchia, ha guadagnato un altro secondo. Se continua così batterai il record del mondo. Ah, bravo ragazzo. Ottimo lavoro. Questa bestia li lascia tutti incadati a terra. Ah, è ancora lento. Lento? Sì, certo. Ma tanto veloce che non lo si vede occhio a luce. È stato bravo. Guardate, l'ha rifatto. Che cos'è? Che significa? È stata la signorina che gliel'ha insegnato a fanfara. Fanfara? È così che si chiama, l'ha detto la signorina Alice. Ora hai tutto bello, compresa la mascotte. Tra questi due c'è una storia. Ah sì? Di questo cavallo ne sai più di me. Sei venuta qui un mucchio di volte. Hai qualcosa da ridire? No, ma pensavo all'imperatore Higgins. È meglio che non ti scopra. Non si accorge neanche della mia esistenza. Io sono soltanto la marmocchia di casa. Perché sei sola? Sposati, procuragli un altro genero. Già. Beh? Qualcuno che si occupi di un'altra delle imprese Higgins. No, grazie. A posto, capo? Sì, vieni, Whitey. Fallo camminare per un'oretta, d'accordo? Gli do qualche grata? Sì, dagliene sei. Non sei? No, sta attento a lui o ti rompo il collo. Vieni, Bill. È un gran cavallo, principessa. Se fosse stata una gara avrebbe fatto sensazione. Non gli manca niente. La velocità, resistenza e voglia di vincere. È la cosa più importante per un cavallo, la voglia di vincere. L'Imperial Race Track ha aperto l'altro giorno. Credi che non lo sappia? Ho visto il tuo ragazzo stamattina, si chiama Bill Dan, Taylor. Perché non lo fai? Perché non faccio cosa? Portare Broadway Bill in pista e farlo gareggiare. Sei pazzo. Ma che cosa stai aspettando? Da quando sei arrivato, muori dalla voglia di andartene da Higginsville. Pensi solo ai cavalli e intanto fabbrichi scatole di cartone. Questo non ha alcun senso. Si può sapere che ti prendi. Oh. Sei uno stupido, Dan. Ah, sì, eh? Sì. Ho paura che tu stia diventando un altro schiavo di mio padre. Capo, ti dispiace se ho un'idea? Quale? Io sono sempre stato onesto con te. Mi taglio il braccio destro piuttosto che rubare o mentire. Va bene, che c'è? Poi leggo sempre la mia Bibbia e non combino. Smettila di girarci intorno, che mi vuoi dire? Capo, io so fare 2 più 2, anche le sottrazioni e le divisioni e le moltiplicazioni. E alla fine il risultato è sempre lo stesso. Non è giusto far correre Broadway Bill soltanto per noi o per il gatto. Chi ha chiesto la tua?